Con la crescente qualità mostrata dal nuovo PES lungo l'avvicinamento alla sua release ufficiale, la storica serie Konami sembrava voler ritornare sui propri passi grazie a una riuscitissima operazione nostalgia, confermata oggi dal titolo finalmente nelle nostre mani. Tra i principali aspetti positivi di questo PES 2015 troviamo una rinnovata fisicità dei giocatori, perfettamente in linea con un ritmo ed una velocità di gioco mai frenetici, insieme ad uno dei cambiamenti più importanti nel sistema di controllo. Tramite la pressione di uno dei tasti dorsali, infatti, il nostro giocatore concentrerà i propri sforzi nella difesa del pallone, grazie ad un controllo attivo della sfera dentro il proprio raggio d'azione. In fase di non possesso, riveste ora una grandissima importanza richiamare i propri compagni ad intensificare il pressing sul portatore di palla, stando sempre ben attenti al posizionamento di tutti i giocatori. Un pallone ora molto più sensibile ad eventuali deviazioni porta infatti con sé una maggiore pericolosità dei nostri avversari dopo un contrasto fallito, che lascerà la nostra difesa in controtempo e con un uomo in meno, o a causa delle nuove e più frequenti sovrapposizioni che porteranno spesso i giocatori fuori posizione. Notevole è anche la caratterizzazione e la diversificazione dei diversi stili di gioco che ci troveremo ad affrontare. La varietà di strategie utilizzate non è ovviamente infinita, ma il lavoro svolto da Konami è ricco e assolutamente soddisfacente, in grado di tenere sempre alta la concentrazione del giocatore. La nuova intelligenza artificiale degli estremi difensori risulta sicuramente migliorata rispetto al recente passato, con portieri dotati di un'agilità più accentuata ed uno stile di gioco più personalizzato, ma è ancora forte la sensazione di incostanza nelle loro prestazioni. Da segnalare anche la rara tendenza di qualche animazione ad intromettersi nel nostro controllo palla in occasione di alcuni dei contrasti più rocamboleschi. Mentre la personalizzazione delle movenze e del comportamento in campo dei giocatori rimane uno degli aspetti tecnicamente meglio realizzati dell'intero titolo Konami. È inutile nascondere come, a livello di contenuti, PES 2015 perda invece un po' di quello smalto guadagnato, in modo più che meritato, dal suo gameplay. L'assenza ormai storica di alcune licenze inizierà infatti inevitabilmente a farsi sentire sul lungo periodo, mentre il numero dei campi da gioco risulta sufficiente a garantire una buona diversificazione, ma non a reggere il confronto con la concorrenza. Di diversa natura, il lavoro svolto a livello tecnico per quanto riguarda il nuovo comparto animazioni e soprattutto l'ormai tradizionale fedeltà nella riproduzione dei volti dei calciatori più famosi e dei vari kit da essi indossati. In attesa di poter testare con mano la modalità My Club, regina delle novità presenti in PES 2015 e risposta più o meno ufficiale di Konami a FIFA Ultimate Team, le ulteriori sezioni di gioco si ripropongono in tutta la loro tradizionale forza. Master League è diventa un mito su tutte, sebbene al loro interno sia possibile trovare qualche elemento bisognoso di limatura. Ulteriore elemento inedito di questo PES 2015 è l'ormai celebre cambio di guida in cabina di commento, con l'introduzione di Fabio Caressa e Luca Marcheggiani, che probabilmente non ha dato in realtà i frutti sperati da Konami. Il numero di frasi proposte si attesta infatti sotto la media, con conseguente effetto ripetizione già dopo un numero non elevatissimo di partite, e situazioni al limite del paradossale, come un "mi sorprende che l'arbitro non abbia estratto il cartellino" dell'ex estremo difensore di Lazio nazionale dopo un rosso diretto. Anche sul lato della selezione musicale di sottofondo, i 12 brani su licenza presenti offrono una varietà di generi tutto sommato buona, ma il loro scarso numero li farà presto entrare nel tunnel della ripetitività. Elementi secondari a parte, una volta battuto il fischio d'inizio, la nuova simulazione calcistica firmata Kei Masuda e soci si riappropria del campo da gioco come ai vecchi tempi, costruendo un impianto di gameplay meno frenetico rispetto alla concorrenza e fortemente caratterizzato dalla riuscita diversificazione degli stili di gioco delle squadre al suo interno. L'intelligenza e la varietà tattica mostrate dalla CPU permettono infatti di lasciare parzialmente alle spalle un'intelligenza artificiale dei portieri migliorata ma non ancora pienamente convincente, e qualche altro difetto minore dovuto alla complessità del nuovo sistema di animazioni. Se di derby videoludico si tratta, insomma, scegliere un vincitore rimane un'impresa certamente non semplice, ma qualsiasi sia la vostra scuola di pensiero, questo PES 2015 ha già un merito, quello di aver finalmente riacceso il dibattito.